Gli esperti ci dicono che Saturno ha una luna chiamata Titano. Vediamo il filmato della sonda spaziale Huygens che si dice abbia fatto tutto il viaggio fino a là. Titano, l'ultima frontiera. State per vedere la nostra Terra sferica e la Luna che passano davanti al Sole, per gentilezza della sonda spaziale Huygens. Veduta dal Huygens del 14 gennaio 2005. Certo, è ovvio, si sa che è una simulazione radiometrica, ma... non notate niente di strano? La Luna non dovrebbe fare questo. E anche le macchie solari dovrebbero muoversi, direte. Non lo so, diamo un'occhiata. Yep, si muovono. E se la Terra si muove così velocemente? Scie delle stelle. Perché le scie delle stelle si vedono così durante tutta la notte? Com'è possibile questo da qui? Inoltre non dovrei aspettarmi nemmeno questa veduta. Come fa questo piccolo puntino a fare questo? Troppe domande, perché non guardiamo il filmato dell'atterraggio? Sono sicuro che sembrerà vero. Impatto, rimbalzo, impatto, scivolata. Oscillazione, la polvere si schiarisce. L'oscillazione diminuisce. L'ombra del paracadute. Aria calda sopra lo spot della lampada. Osserviamo in basso lo spot della lampada. Goccia di rugiada. Il sole nel cielo. Con un video del genere mi sarei aspettato di vedere attaccata una P900 che dondolava, ma non c'era. Una bella nota, la macchia solare si è mossa ed inoltre ha ruotato un pochino. È ora di smettere di vedere i cartoni animati della NASA che ci prendono in giro per farci credere che viviamo su una pera ricoperta di acqua e che viaggia 638 volte più veloce del suono. Siamo creature amabili e questa verità ci è stata tenuta nascosta abbastanza.